Buongiorno fratelli nerazzurri e non! Ciao a tutti e bentornati sul canale del Bauscia Nero Blu. Allora, togliamo questa tamarrata, come al solito, come di consueto. Ho il fazzolettino perché sono claudicante, fa un caldo incredibile. Fa veramente un caldo incredibile, mi dispiace avervi fatto pochissimi video. Ho fatto un video l'altro giorno, ma poi mi sono buttato a letto perché non ero in condizione. Adesso dai, va un po' meglio, il lavoro ripreso tra mille difficoltà, perché qua veramente sembra di essere in un altro continente, una roba allucinante. Va bene che è agosto, però un caldo del genere, non poter usare l'aria condizionata a pieno è veramente complicato. Ma stasera c'è la nostra Inter, ragazzi, c'è la nostra Inter e io sono modello sala parto, come al solito, questa volta più di altre. Perché? Perché ogni partita è qua, si fa sempre più dura, ma si fa sempre più bella. Partita complicatissima quella con il Bayer Leverkusen, finale 8, un po' inusuale e quindi un po' strano per tutti, però cerchiamo di scendere in campo con il giusto atteggiamento. Sono sicuro, chiaramente, i ragazzi saranno concentrati a mille, carichi a pallettoni, perché le notizie che arrivano sono quelle di... tocchiamoci un attimino, ragazzi, scusate un attimo, però facciamo un piccolo break, anche se siamo a inizio video. Al mio 3 vi ho fatto un regalo, mano sinistra, tocchiamo i maroni e facciamo le cornine, se no c'è l'alternativa del sale grosso come faceva la mia nonna, è rigorosamente dietro, è meglio se fuori dalla finestra, ok? No, perché comunque, insomma, quello che arriva, le notizie che arrivano fanno vedere una squadra concentrata, serena, un ottimo clima, quindi quello sarà fondamentale. Perché? Perché la partita di stasera la superi con l'atteggiamento, con la testa, perché a livello tecnico, insomma, noi siamo superiori al Bayer Leverkusen e anche di una spanna. È un avversario difficile, perché è un avversario che è un po' matterello. Un po' matterello perché è il classico avversario che è in grado di vincere un po' con chiunque, sia in partita in stato di grazia, e di perdere con chiunque. mi ricorda qualcuno. Quindi è un avversario che, come giustamente diceva l'amico Stefano Fiumicelli, anzi ragazzi andate a vedere il video che ha fatto 2 giorni fa sull'analisi tattica della partita che ci attende stasera, perché ha fatto comunque un lavoro veramente splendido come al solito, e va veramente ad analizzare tutti gli aspetti, tutti i dati di questa partita. E ottimo lavoro come al solito, bravissimo Stefano, veramente ormai non ho più parole, perché io lo conosco benissimo, è sempre un amico del mio canale, perché contribuisce a rendere più tecnico e più serio e più competente ancora questo canale. Andate a vedere questo video perché vi fate un attimino l'idea di quello che ci può attendere. Come dice Stefano giustamente, seconda squadra per possesso palla in Bundesliga, spero di ricordare bene, una squadra con 2 individualità su tutti, uno però è squalificato, grazie a Dio, però c'è il baby fenomeno già in orbita, anzi sembra già stato acquistato dal Chelsea, bisogna stare attento, ma non solo a lui, un po' a tutti. Però allora è una partita dove l'attenzione giocherà il ruolo predominante e dove spero di vedere quello che ho visto precedentemente. Avversario ostico che si può superare, ma ci vogliono i nostri campioni, quindi spero uno in meno rispetto all'altra volta, no? Perché è stato determinante Andanovic e qua mi ritocco, però comunque spero che i nostri campioni ci aiutino a un passaggio del turno e a una vittoria questa sera, perché con i nostri campioni e la nostra mentalità possiamo e dobbiamo assolutamente farcela, perché sì, sono forti, ma noi siamo un internazionale Milano 1908, siamo più forti di loro, quindi giusta mentalità, spirito come al solito di squadra, con unità di intenti, e ce la dobbiamo fare. Sarà determinante comunque anche comunque il discorso cambi, perché noi abbiamo adesso una rosa
un attimino più ampia rispetto al solito, e il nostro mister non si deve lamentare per il semplice fatto che, se si guarda in panchina stasera, ha giocatori che gli possono cambiare in corso la partita. Speriamo di non averne bisogno, però dovesse avere bisogno, che ne so, di uno che te la sblocca, si gira e c'è Eriksen, si gira dall'altra parte c'è Sanchez, c'è il Nino Meraviglia, insomma, si gira ancora, c'è Moses, per il quale io stravedo, e qualcosina. Biraghino non lo diciamo, perché non lo diciamo, con tutto il rispetto, però comunque anche Biraghi può dare una grande mano, e quindi ragazzi, mettetecela tutta e ci meritiamo queste soddisfazioni. L'Inter si meriterebbe di arrivare in fondo per quello che ha fatto quest'anno, e quindi se una cosa te la meriti ti arriva, quindi vediamo, stiamo sereni, perché comunque io penso che tutto torni, e penso che noi abbiamo veramente tanti crediti, abbiamo tanti crediti per questa stagione, tanti crediti, perché non usiamo mai come scusante il fattore sfortuna che c'è per tutti, però io vi dico solo che noi meritiamo di raccogliere, perché abbiamo seminato di più di quello che abbiamo raccolto. Ecco, questa è la mia visione per questa sera. Ci sarà il video consueto post partita. Nel pomeriggio volevo fare qualche collegamento con magari qualche amico che ci poteva dare un quadro tecnico, piuttosto che, però lo facciamo nei prossimi giorni, anche perché comunque, insomma, da parte mia sono ancora un attimino così, faccio ancora fatica, non sono ancora lucido nel fare i video, come notato. Ringrazio tutti voi, che grandissimo riscontro dell'ultimo video, e ne avrei da dire ancora a riguardo, ma oggi voglio pensare solo ed esclusivamente, voglio farvi pensare alla nostra Inter e alla partita che ci attende. Quindi ragazzi, appuntamento a questa sera, uniamoci, tocchiamoci, ma restiamo fiduciosi, uniti e compatti, e ci sentiamo questa sera di Milano, e simbolo regale il biscione dell'Internazionale. Vevere bene a tutti. Ciao ragazzi, a dopo.